E bentornati, bentrovati e ben ritornati su 1-2-3 Nerd. Io sono il solito, mi sto cercando The Wall, Mark, conosciuto anche come il buon Mark, e bentornati in una live di gameplay. Questa sera, si spera, lo spero vivamente, di riuscire a portare a termine la campagna di Halo Infinite, che davvero sta diventando infinita. Continuo ad arrivare lì, a rifare quel pezzo, ma non riesco ad arrivare a una conclusione e quindi vedrò il prima possibile di fare qualcosa. Se mi vedete guardare così è perché, avendo il terzo schermo in questa posizione, ogni tanto controllo che la live funzioni tutta al meglio. Fatemi passare quello che è il sottofondo, se no mi copre un po' troppo la voce. Avvicino un po' più il microfono alla mia faccia, restando sempre alla distanza di sicurezza per evitare che tutto vada male. Spero che la Xbox decida di funzionare, anche se a quanto pare non vuole funzionare. Oggi ha deciso di non andare. Perché mi dice che è possibile accedere? Dice, è impossibile accedere. Ma come fa a essere impossibile accedere se un attimo fa avevo fatto l'accesso? E che caspita. Il fatto è che Halo offline non si può giocare. E quindi vediamo un po'. Vediamo di rifare le cose o di far così. Riavvia console. La maggior parte delle volte tutto con un riavvio si risolve. Essendo ormai una console quasi un PC, molto probabilmente dovrei riuscire a fissare quello che è il problema. Come vedete, anche l'inquadratura è cambiata. E volendo posso mettermi a giocare con altre inquadrature. Proprio facendo così, se volesse partire l'inquadratura, ovviamente, no, perché sei tu? Ok, no, vabbè, ragazzi, non vuole giocare, non vuole fare quello che ho fatto prima. Ok, mi sono divertito tantissimo prima a continuare a passare da una parte all'altra del... da un'inquadratura all'altra, di una telecamera all'altra, e ora il green screen postato dietro, il green del monitor, mi sta facendo diventare me stesso il green screen. Comunque, a breve, se pareva che lo facesse vedere bene, porterò anche Star Wars per la restampa dei due capitoli di Jedi Knight per Nintendo Switch, e si proseguirà. Oh, finalmente possiamo fare accesso. Oh, dai, vedete? Puff, è partito, è andato, senza grossissimi problemi. Ha soltanto rotto le palle. Tutto qui. E niente. Connettiti alla rete Xbox. In teoria sono già connesso, quindi. Halo Infinite, qui vediamo Master Chief con il rampino attaccato al braccio. E ora vediamo... perché? Ah, perché?
cominciamo ad avere problemi. Sì, vabbè, ma non si può, eh. Che caspita, ma sempre un qualcosa ci deve essere. Ovviamente, adesso che lo finiremo, Alo non sarà. Completata al 100%, perché non ho raccolto tutti i teschi, non ho raccolto tutto il raccoglibile, non ho fatto moltissimo di quello che andava fatto offline sostanzialmente, e quindi spegni console. Ti sei spenta? No, spegniti, dai, su. No, ancora non si è spenta. Sta cazzo, cosa c'hai oggi? Niente, non vuole collaborare niente qua. E dire che prima ho provato andava tutto, quindi io pre-live ho iniziato a sistemare il tutto, guardato, ho fatto le prove di funzionamenti vari, quindi ho detto ma funzionare funziona, quindi non ci sono altri problemi, eppure siamo qui a cercare di capire perché le cose non vanno, perché do spegniti alla console e non si spegne. Cerca di far sì che la mia battaglia personale con la mia console vada al meglio. Ok, mi ha fatto il feedback audio, quindi la console si è accesa. Ritorno di nuovo a sparire nel green screen mentre mangiucchio una meringa ricoperta al cacao. E niente, siamo qui a vedere di risolvere problemi per quanto riguarda quella che è la mia attuale console che ha deciso di magicamente mettersi e sputtanarsi completamente. E quindi aspettiamo. Magari adesso con riavvio fatto recentemente, un brutto riavvio, ecco. Faccio finire di fare tutti i caricamenti che deve fare, non voglio più dirgli vai più in fretta, vai più piano, quindi adesso aspetto un attimino prima di procedere a quello che è. Cerco di capire perché mi dice connettiti a rete Xbox. Cablata, tutti i servizi sono disponibili. Ok, sembra che tutto stia andando.
A posto. Vabbè, ma parte la raccolta di informazioni della NAT. Oh, perfetto, quindi proviamo. Anzi, perché la home è così misera? Perché non ho... Ah no, ok. Sembra esserci tutti. Non so per quale motivo ha deciso di farmi questa schermata, però vediamo se adesso cliccando su Halo riusciamo a partire. Ovviamente l'avvio è un po' più lento, ma come sempre, oh. Spegni e riaccendi, funziona. Quindi, con transizione, mi faccio nel mio angolino di destra, con il gameplay in sottofondo. Perché a differenza delle altre live, io tendo molto a voler... Ah! Ah, dai, su, nessuna connessione a internet, ma com'è possibile se sto andando in live e la Xbox è connessa e funziona? Dai, non è possibile. Nessuna connessione a internet. Perché mi stai dicendo che non c'è la connessione a internet? È stato da rete cablata, tutti i servizi sono disponibili. Facciamo un test della connessione di rete, allora. Cioè, davvero, i problemi stanno... mi stanno rompendo un po' troppo le scatole, eh. Prima prende, parte, poi vabbè, ho riavviato la console, perché mi sembrava giusto, non volevo lasciare accesa tutto quel tempo. E quindi ho detto, vabbè, dai, è andato bene tutto adesso, cosa vuoi che vada? Vada male qualcosa all'inizio. È ovvio che poi qualcosa va male. Come la regolazione della lampada che spara flash anziché farmi sparire lo sfondo. Ah già, è vero, ma l'ho messo troppo più avanti la lampada, ecco perché spara flash in questo modo. Quindi ora facendo un attimino così, posso alzarla ancora un pochino. La console è connessa a internet. Continua. Tutto a posto, quindi... Mi spiegate perché non va? Adesso facciamo anche uno speed test, vediamo un po'. Cosa davvero non vuole rompermi le balle. Sto testando anche dal cellulare,
col wifi, quindi non con la connessione. Non con la connessione cablata, quindi. Accedi. In corso. Se ci sono problemi, se rete Xbox. No, no, no. Vediamo un attimo il down detector. Nelle ultime 24 ore ci sono stati tre segnalazioni, quindi. No, non ha così tanti problemi e comunque la maggior parte sono quelli. Sono i problemi legati tutti quanti a quelli che sono effettivamente l'accesso al server. Ora vediamo un attimo. Xbox. Assistenza. Xbox. E mettiamo l'errore 0 Ah, c'è sempre pubblicità. X 7 DD 0017. Si verifica quando si cerca di partecipare a una sessione di gioco sulla console Xbox. Dalla console errata. Cosa stai dicendo? Che stai cercando di partecipare a una sessione di gioco che richiede una console Xbox serie X o S. E la mia è una serie S. Ma io ce l'ho. E poi non è vero che è obbligatorio. Cioè, l'Xbox One ha sempre funzionato. Allora, connetti. Test di nuovo controllo della connessione in corso. Non riesco a capire perché mi sta dando problemi.
Niente. Dà problemi. Però mi dici che sono connesso. Torna indietro ed esegui di nuovo il test. Se non dovesse funzionare, potrebbe esserci un problema con la tua rete. Ah, devo fare solo una cosa. Fermare momentaneamente lo streaming, riavviare il modem e tornare. A tra pochissimo.